Giovanni 14, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove io vado sapete anche la via. Toma gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E fin d'ora lo conoscete e l'avete veduto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non m'hai conosciuto, Filippo? Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai dici tu: mostrami il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a cagione di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che io fo e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quel che chiederete nel nome mio lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualcosa nel nome mio, io lo farò. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo. Fino a qui la lettura della parola del Signore. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. O come un'altra versione dice: voi avete fede in Dio, abbiate fede anche in me. Qui c'è un problema, il rimedio e l'applicazione. Il problema più grande del mondo è cuori turbati. I discepoli erano turbati per molte situazioni, ma non ultima aveva scoperto che in mezzo a loro c'era un traditore. Aveva scoperto che tra quelli che Gesù si era scelto qualcuno era venuto meno, e naturalmente c'era dolore e turbamento. Un turbamento che è un problema comune di tutti gli uomini: cuori turbati. Il mondo è pieno di turbamento, il mondo è pieno di ansie, il mondo è pieno di preoccupazioni, e questi turbamenti e queste preoccupazioni e queste ansie, perché no, riescono perfino a raggiungerci e a farci soffrire. Questi discepoli erano turbati. Il turbamento è un problema grande ed è collegato a varie circostanze. È tanto generalizzato che oltrepassa tutti i ceti, tutte le situazioni, tutte le età. Sono turbati i bambini. Stamattina ne ho incontrato uno prima del culto, era turbatissimo. Sono turbati i giovani, sono turbati quelli di mezza età, che generalmente dicono: tutti i pesi cadono sopra noi, perché i giovani dobbiamo comportarvi, perché sono giovani e non hanno esperienza.
I vecchi dobbiamo comportarli perché sono vecchi e hanno i loro guai, e tutto si carica su noi che siamo di mezza età. Qualcuno mi diceva l'altro giorno: ci sono i raduni dei giovani, adesso volete fare i raduni dei vecchi, e i raduni di quelli di mezza età quando li fate? Il problema c'è sempre, il turbamento c'è sempre, c'è per i ricchi e c'è per i poveri. Per i ricchi che hanno paura di perdere la ricchezza, per i poveri che sono turbati perché vorrebbero essere ricchi e non ci riescono. Il turbamento è generalizzato ed è legato a varie e diverse situazioni. Ma Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato. E siccome le parole di Gesù hanno valore, le parole di Gesù hanno valore. Quando Gesù dice il vostro cuore non sia turbato, egli ha il potere di modificare, forse non le situazioni intorno a noi, modificare quello che è dentro di noi, l'abbiamo sentito poc'anzi. In un momento Dio può riportare la calma dove c'è tempesta, e non c'è peggiore tempesta di quella che colpisce il cuore degli uomini. E non importa quindi quello che c'è intorno a noi, non importa se brilla il sole o se ci sono le nubi o se c'è la tempesta o se c'è la pioggia o se c'è la siccità, se il tuo e il mio cuore sono tranquilli, noi siamo sereni e vittoriosi. E Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato. E non deve essere turbato il vostro cuore, perché c'è un rimedio. E Dio sia lodato per il rimedio. Avete fede in Dio, abbiate fede anche in me. O se avete fede in Dio, abbiate fede anche in me. Il rimedio è la fede in Dio. E qualcuno dirà: ma la maggior parte della gente crede in Dio, ma è ugualmente turbata. E io ho fede in Dio, ma quanto spesso sono turbato. Non dovrei esserlo, ma lo sono. C'è un esercizio che i cristiani debbono compiere, e questo esercizio è legato alla fede. La fede vede l'invisibile e crede l'incredibile. Lo ripeto, la fede vede l'invisibile e crede l'incredibile. La fede non è legata al ragionamento, la fede non è legata all'intelligenza, la fede non è legata al raziocinio, la fede è legata unicamente alla fiducia che noi abbiamo in colui che ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. È un filo, è un filo. Molto spesso noi pensiamo che le cose minime non abbiano valore. Vorremmo le cose grandi, le cose massicce, le cose visibili. Ma invece voi, per esperienza, sapete che basta un piccolissimo filo che si rompe, e allora perdete un contatto. L'altro giorno io c'ho una vecchia radiolina, vecchissima, che però me la porto sempre appresso, e utilizzo l'auricolare, e lo utilizzo perché molto presto al mattino mi ascolto i programmi con le notizie. E l'altro mattina vado a mettere l'auricolare e non sento niente. Poi scopro che uno di quei piccolissimi fili che era attaccato all'auricolare si era rotto, e avevo perduto il contatto. E mi è sembrato come se il Signore mi desse la mattina alle 5 e mezzo, anzi, una lezione.
È come se mi avesse detto: lo vedi? Basta tanto poco per perdere il contatto con me. Signore, aiutaci. Il vostro cuore non sia turbato, voi avete fede in Dio. È l'incredulità che in pratica non risolve nessun problema, ma la fede in Dio risolve ogni problema. Allora, che vuol dire avere fede in Dio? E Gesù lo spiega. Se avete fede in Dio, abbiate fede anche in me. Non basta dire c'ho fede. Oggi in giro si sente dire: certo che sono credente, io credo, c'ho fede. In chi? Ah, non ha importanza in chi e in che cosa, basta che uno c'ha fede. Aspetta un momento, la fede non è cieca, è intelligente, è fede in una persona. E Gesù dice: Dio non lo vedete, dice ai discepoli, ma a me mi vedete perché io sono con voi. Io sono venuto e vi ho rivelato il Padre. Se avete fede in Dio, abbiate fede anche in me. Ma non basta conoscere il problema, non basta neanche conoscere il rimedio. Quante volte ci capita di sentirci male e sapere che una certa medicina potrebbe aiutarci, ma questo non risolve il nostro problema. Occorre l'applicazione, occorre la pratica. Non basta la teoria, occorre la pratica. E Gesù, in questo passo che abbiamo letto, dice praticamente come possiamo noi avere fede in Lui e così risolvere il problema del nostro turbamento. Io non so se stamattina c'è qualcuno col cuore turbato, ma mi è sembrato che dalla guida dello Spirito Santo in mezzo a noi il Signore ci ha portato a questo passo. Io ho sentito di parlare di questo passo, i canti ci sono stati verso quella direzione, la preghiera è stata verso quella direzione. Dio sa qual è il turbamento del tuo cuore e stamane vuole risolverlo per ricordarti che c'è un rimedio che devi applicare alla tua vita. Signore, aiutaci ad applicarlo. Non basta la teoria, tutto sta in due paroline piccole piccole del testo: il vostro cuore non sia turbato. Voi avete fede in Dio, abbiate fede in me. Parlare di Dio è parlare in generale, parlare di Gesù è parlare in particolare. Ogni volta che parliamo di Gesù scopriamo una persona vicina, una persona amabile, una persona comprensiva. Una persona che è venuta perché noi abbiamo fede in Lui. La differenza fra quelli che dicono io credo in Dio e tra quelli che dicono io credo in Dio, ma credo in Dio perché ho incontrato Gesù, è fondamentale. Dio, il creatore dell'universo, ad un certo punto ha capito che noi non avremmo mai potuto conoscere se non fosse venuto fino a noi. Gloria sia al nome del Signore. E Dio nel suo grande amore si è incarnato in Gesù, talché, come abbiamo letto, Gesù può dire: chi vede me vede il Padre che mi ha mandato. Il vostro cuore non sia turbato, voi avete fede in Dio, abbiate fede anche in me. Dovete avere fede in me perché io sono divino. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto.
Gesù è Dio benedetto in eterno e è venuto per rivelare il Padre, e poiché egli è divino la nostra fede acquista un qualcosa di concreto, di intimo. Egli dice che il figlio del Padre è Dio benedetto in eterno, e per questa ragione ci dice: abbiate fede in me. Sono quelli che dicono: no, Gesù è soltanto un grande uomo, un grande illuminato. No, Gesù è Dio, e la prova che egli è divino è che egli ha sempre accettato di essere adorato, e nella scrittura è scritto: adora Dio solo. Abbiate fede in me perché io sono divino, ma abbiate fede in me perché io provvedo per chi mi riconosce come Salvatore e Signore. E sempre al verso 2 dice: io vado a prepararvi un luogo. Dio, il creatore dell'universo, ha creato tante cose belle, ha creato anche noi. Ma poi qualcuno dice: Dio ha creato l'universo e l'ha caricato come si carica una sveglia e va avanti da solo. No, 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 no. È scritto nella parola che il mondo stesso è creato per lui, cioè per Cristo, in vista di lui, ed egli è il sostenitore di tutte le cose. Dio provvede per chi lo riconosce. Ha provveduto per te? Ha provveduto per te? Ha provveduto. Io, la mia capacità, la mia intelligenza, ma lascia stare. Non so se voi avete conosciuto persone superbe, poi non bisogna andare tanto lontano. Basta specchiarci al mattino e incontrate la persona superba dall'altra parte, perché un po' di superbia ce l'abbiamo tutti. Qualche volta diciamo: io sono riuscito, io ho fatto, e sbagliamo, perché in pratica noi non possiamo nulla. Tutto quello che siamo, tutto quello che Dio ci dà di possedere, tutte le capacità che abbiamo vengono da Lui. Dio non è lontano. In Gesù ha provveduto tutto per quelli che l'amano. Ha provveduto tutto per quelli che l'amano. Ha provveduto tutto per quelli che l'amano. Lo ami stamattina? Sta tranquillo. Lui non ci abbandona. Lui non ci lascia. E se è stato disposto a prepararci un luogo in cielo, come sarà il cielo non lo so, però deve essere una cosa molto più bella della terra. Se la creazione è così bella, pensate alle cose eterne di Dio. E se lui va a prepararci lassù qualcosa che è altamente superiore a quello che noi vediamo, non pensate che può prendere cura di noi mentre siamo qui? Provvedere per noi mentre siamo qui? È Gesù stesso che dice: cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta. Ci sono quelli che si preoccupano solo delle aggiunte e non sanno che tutta la loro fatica è inutile se prima non c'è la ricerca del regno di Dio e della sua giustizia. Se tu sei un servo del Signore, se tu riconosci Gesù come il tuo Salvatore, il tuo Signore, tutto il resto ti sarà sopraggiunto. Benedetto sia il Signore per questo. Abbiate fede in me. Abbiate fede in me non solo perché io sono divino, non solo perché provvedo, ma abbiate fede in me perché io sono la via che conduce a Dio.
Io sono la via, verso 6, la verità e la vita. Cioè, abbiate fede in me, perché io sono l'unico mediatore. Pensate, noi miseri individui, poter rivolgersi a Dio direttamente per mezzo di Gesù. Se avete fede in Dio, abbiate fede anche in me. Non c'è bisogno d'altra mediazione, umana o no. Gesù è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. E tu puoi rivolgerti a Dio direttamente, nonostante le tue debolezze, le mie debolezze, nonostante le nostre fragilità, nonostante le nostre mancanze, nonostante i nostri peccati. Se ci rivolgiamo a Dio per mezzo di Gesù, il Padre ci accoglie. Il vostro cuore non sia turbato. Se avete fede in Dio, abbiate fede anche in me. Perché dovete avere fede in me, al verso 9, perché io e il Padre siamo uno. Chi ha veduto me ha veduto il Padre che mi ha mandato. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Gesù è il mediatore perché è Dio. E siccome è venuto a rivelarci il Padre, è Lui che viene a dirci che non c'è bisogno d'altro. Possiamo andare a Lui direttamente e il Padre ci accoglie. Il vostro cuore non sia turbato, perché avete fede in Dio, abbiate fede anche in me. Perché? È vero che io me ne vado, disse ai discepoli, però io rimango con voi. E gli dirà poi: ecco, io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo. Come mai è con noi? È con noi perché è Dio. E dovunque due o tre sono radunati nel nome di Gesù, egli è presente, ed è presente qui. Ma perché? Verso 16. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che sia con voi in perpetuo. Se avete fede in me, non sarete mai orfani, non sarete mai isolati, non sarete mai soli, perché io vi do e vi mando il consolatore. Lasciate che la gente stabilisca altre idee. Qui è chiaro che è Gesù che prega il Padre e il Padre manda il Consolatore. Gesù è il battezzatore. Gesù è colui che manda il suo Spirito, Spirito di verità, che è con noi e in noi e sopra noi. E allora la presenza dello Spirito Santo è conseguenza della nostra fede in Gesù. Io rimango sempre male quando vedo tanti crocifissi. C'ho un dolore dentro e prego e dico: Signore, illumina queste persone. Gesù non è più sulla croce, è stato in croce, ha sparso sulla croce il sangue per il lavacro delle anime nostre. Ma egli non solo è stato sulla croce, non solo è morto, non solo è stato sepolto, ma è risorto. E aveva detto ai discepoli: voi piangete perché io me ne vado, ma se io non me ne vado, il Consolatore non verrà a voi, ma se io me ne vado, io ve lo manderò. È una delle prove più grandi, pratiche, della resurrezione di Gesù, è che il Consolatore è presente, che lo Spirito Santo è presente. Come si fa a sapere che lo Spirito Santo è presente? Gesù l'ha chiamato Consolatore. E un Consolatore è tale se consola. Che Consolatore è uno che non consola?
è un consolatore per consolare, è vicino a noi, parla, si esprime, produce con la sua presenza la quiete e la serenità, la fede e la forza. Tu non sei solo stamattina, non sei solo, non eri solo ieri e non sarai solo domani, e non saremo mai soli fino a quando andremo nella gloria e vedremo il Signore faccia a faccia. Il Consolatore è presente e continua a compiere l'opera sua. Che devo fare? Lascia che ti consoli. Come ci consola? Ci consola con la sua parola. Leggila. Prima di leggere prega: Signore, parlami per la tua parola, o Spirito di Dio, illumina la mia mente. Poi apri la Bibbia e leggi. E allora scopri qualcosa che nessuno potrà mai scoprire se non fa questa preghiera e non ha questa fede. Che questo libro, antico sì, ma tanto attuale, è la parola di Dio, e queste parole emergono dal testo. Non c'è bisogno che qualcuno le sottolinei, è lo Spirito Santo che le fa emergere dal testo. E queste parole diventano il messaggio del Signore per te, che viene per risolvere il tuo problema, perché Egli non vuole che il tuo cuore sia mai turbato. Il Consolatore ci guiderà in tutta la verità. Ognuno ha la sua verità, e ogni verità umana è soltanto menzogna. Ma quando lasciamo che lo Spirito Santo, il Consolatore, ci guida, Lui ci darà tanta saggezza per sapere il cammino che dobbiamo fare, le scelte che dobbiamo compiere. E allora senza turbamento andiamo avanti. Il popolo di Dio non è un popolo turbato, è un popolo sereno, è un popolo felice, è un popolo tranquillo. Sono quelli che dicono che il cristiano deve andare in mezzo a tante crisi. Io non lo trovo scritto nella Bibbia. Ricorderò, ero ragazzo, e all'epoca c'era un gruppo che insegnava più o meno questo: la vita del cristiano è una lotta, è una sofferenza, è una crisi, è un travaglio. E io, che non ero convertito, dicevo: ma vale la pena? Se io temo la crisi, la sofferenza, il travaglio, le lotte, ma sto come sto? Finché un giorno il Signore mandò un fratello, che adesso sta col Signore, e che ci disse a noi, che eravamo giovani, eravamo 12 giovani nella comunità, ci convertimmo tutti insieme, qualcuno è già partito per la gloria e gli altri siamo in partenza, ma quello che ci disse era questo: Gesù ti dice, che vuoi che io ti faccia? Cosa desideri? Desideri la pace, desideri la gioia, desideri l'amore, desideri la tranquillità? Gesù è pronto a dartela. E questo è stato il più grande messaggio che ci ha conquistato. E dopo tanti anni quel messaggio è ancora valido per me e per tutti noi. Ma allora le prove? Sì, sì, non è che non ci sono le prove, ma in fondo all'anima del credente c'è sempre la serenità. Non c'è la disperazione, non c'è il travaglio, non c'è la sofferenza dura. Nei momenti difficili, nei momenti più difficili, e credo che l'abbiate sperimentato, quando non ci sarebbe assolutamente, dal punto di vista umano, di lodare Dio, c'è un cantico che parte dal cuore. E che tu devi fare attenzione,
di tenertelo per te, perché altrimenti la gente dice: poveretto, è tanto il dolore che ha perduto la testa. È la pace di Dio che sopravanza ogni conoscenza e che ha la custodia dei nostri cuori. Perciò stamane, fratelli, sorelle, il vostro cuore non sia turbato. Avete fede in Dio? Abbiate fede anche in me. E abbiate fede in me, perché quando sarò andato e avrò preparato il luogo, io tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Chi potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore? Saranno tutte quelle cose? No! Noi siamo più che vincitori in colui che ha vinto. Il vostro cuore non sia turbato. Avete fede in Dio? Abbiate fede anche in me. Se tutto quello che è stato detto non ve lo ricordate, andate a casa ripetendo questo verso e ripetetelo fino a che è impresso nel vostro cuore, in maniera che quando qualche minimo turbamento sale, questa parola torni a voi, in modo che possiamo tutti insieme dire: Signore, grazie, abbiamo fede in te. A Lui sia la gloria.